Eccoci qua. Allora, questa parte della trasmissione è dedicata a un'intervista che facciamo da remoto, quindi collegati con la presidente dell'associazione APIAFCO, Associazione Psoriasi Italiani Amici della Fondazione Corazza, la signora Valeria Corazza, ben arrivata qui con noi. E la dedichiamo proprio, ben arrivata presidente. Grazie dell'invito, è un piacere essere con voi. E la dedichiamo appunto ad approfondire vari aspetti che riguardano la psoriasi, questa malattia infiammatoria della pelle non contagiosa, autoimmune, genetica e recidiva. In questa definizione ci sta tantissimo. Sono veramente molte le persone purtroppo coinvolte, circa 2,5 milioni in Italia, e colpisce 125 milioni di persone nel mondo. Sono numeri spaventosi. È una malattia che provoca anche delle problematiche di carattere sociale, di interazione tra le persone, di carattere psicologico, ad altre implicazioni con altre patologie correlate e purtroppo non lascia facilmente la persona. Ma a che punto siamo? Che stato è la ricerca? Che punto è l'integrazione sociale? E che interazione c'è anche tra i pazienti, i clinici, le amministrazioni pubbliche che possono essere coinvolte, quindi anche i ragazzini, i bambini che frequentano le scuole e tanto altro ancora? C'è stato un convegno recente che ha dato un po' lo spunto, mi ha dato lo spunto per approfondire questo tema anche con voi telespettatori, perché secondo me non era solo per addetti ai lavori, ma chi ne soffre ha bisogno di avere tante informazioni, quindi il mezzo televisivo può essere veramente un veicolo importante per portare anche alla vostra conoscenza quanto si è a conoscenza, gli sviluppi che vengono fatti, quanto si sa sostanzialmente e l'importanza anche del terzo settore, le associazioni di volontariato che si occupano di questo. Ecco il perché dell'intervista, poi sentiremo anche successivamente nel corso della trasmissione personale medico, quindi i medici professori che sono preparati su questo argomento. Incomincerei con lei Presidente, innanzitutto un'associazione che si occupa di che cosa, quando è nata e perché è nata? La nostra è un'associazione giovane, perché è nata nel 2015. Scusate, è nata nel 2015 in un momento anche di un vuoto, nel senso che un'associazione storica in quel momento non era tanto presente e noi avevamo fondato, dico noi, io soprattutto avevo fondato questa associazione, il nome di mio padre, Corazza. E poi perché sia lui che io stessa siamo pazienti psoriatici. E la psoriasi, beh, già citato, è una malattia piuttosto complessa. E purtroppo devo dire una cosa, che lei l'ha già detto, una caratteristica che non è una malattia contagiosa, ma purtroppo non tutti lo sanno, perché per recenti studi, interviste, indagini mostrano che circa un 25% della popolazione non conosce che cos'è, quindi non conoscendola ha paura, si ritrae di fronte allo psoriasico perché dice vuole vedere che non sia, che no, ce ne sono tante di malattie che si possono attaccare. Chiaramente questo ritrarsi, questo non voler stringere la mano al paziente psoriasico crea un grande danno evidentemente. Nel paziente che sempre più prova e tira ad isolarsi. E questa è una cosa che come associazione noi combattiamo fortissimamente, perché possono fare tante le associazioni, possono fare tanto i medici, ma tanto può fare anche il paziente. Io ero in cura da un Presidente, professore. Io la interrompo un attimo perché meglio raccontare bene con calma e far capire le cose veramente, perché forse sennò le persone non riescono a seguire i vari passaggi. Innanzitutto, non è contagiosa, è un aspetto importante, quindi stringere la mano, perché le persone hanno paura di essere contagiati da questa patologia, però non c'è questo pericolo, me lo conferma quindi? Ma assolutamente no. È una delle cose, mentre non si conoscono bene le cause, il fatto che la psoriasi non sia contagiosa è riconosciuto da sempre. Devo dire che probabilmente può derivare anche questo stigma, perché fino alla metà del 1700, credo, veniva chiamata come lebbra, con tutto quello che può comportare, lei capisce questo nome, storicamente. E quindi non è assolutamente una malattia contagiosa, è purtroppo una malattia che si vede
e quindi può incidere molto su quelle che possono essere le relazioni sociali, interpersonali, per poi scendere alle relazioni intime, familiari, perché uno che non la conosce, diciamo così, può aver paura di attaccarsi chissà che cosa, ma non è contagiosa. Ha tante altre caratteristiche di cui parleremo, ma non è contagiosa. Perfetto. Secondo punto, c'è questa componente genetica, di conseguenza una madre o un padre che sanno di essere, di avere questa patologia, sanno che, o una persona adulta che sa che magari i propri genitori o parenti, adesso mi spiegherà lei a che livello l'hanno avuta, possono quindi immaginare che ci sia una trasmissione ai propri figli oppure di contrarla anche in età adulta oppure no? Non viene chiamata quella caratteristica ereditaria, quindi non è automatico come certe malattie, ce l'ha il padre, ce l'ha il figlio e ce l'avranno i nipoti. Però è, per esempio può saltare delle generazioni, ce l'ha il nonno e ce l'ha il nipotino, non è automatico, ma che ci sia una forte componente che favorisca l'apparire della psoriasi in un adulto o in un bambino o comunque non ha età, può arrivare quando uno ha 5 anni così come quando neanche 60, diciamo che c'è una grande possibilità piuttosto elevata, mi sembra il 30% se ce l'ha un genitore. Se invece ce l'hanno tutti e due i genitori, la possibilità di contrarla da subito supera il 50%. Perfetto. Altra cosa, come si manifesta, come si fa ad avere il sospetto e quindi dopo andare dallo specialista, ma poi in questo parleremo con chi è specialista, che sia veramente psoriasi e non sia un'altra manifestazione cutanea, visto che di problematiche cutanee, di patologie ce ne sono veramente tantissime. Qual è l'elemento in cui anche i genitori stessi... dermatologiche, quindi lei può immaginare, moltissime non le conoscono neanche gli specialisti evidentemente, però non è il caso della psoriasi. La psoriasi, lei ha detto, è una patologia sufficientemente comune. Aggiungo però ai numeri che lei ha già dato che di quei 2 milioni e rotti che ne soffrono in Italia, un terzo ne soffre in forma molto grave o diciamo con delle parti del corpo coperte da questa malattia che possono essere dal 30% in su. L'indice di misurazione si chiama PASI, ma casomai ne parlate poi con il professore, però lei capisce che se il 20-30% si concentrano nelle mani o nella faccia è una cosa gravissima, come se lei avesse tutto il corpo coperto. Non dimentichiamo che la pelle è il nostro biglietto da visita, è la prima cosa che vedono di noi, è il nostro organo più grande, quello che dovremmo amare come non mai perché ci protegge da tutti gli agenti esterni. Certo, allora può colpire quindi varie persone in diverse parti del corpo, si guarisce di psoriasi? No. Dalla psoriasi non si guarisce perché infatti una delle sue caratteristiche è recidiva, quindi può sempre ritornare quando meno te l'aspetti. Ma devo dire che oggi c'è una grandissima differenza. Io ho cominciato ad avere la psoriasi che avevo 11 anni, all'epoca c'erano soltanto le creme al catrame, quindi era una cosa veramente che c'era pochissimo, pochissimo da fare. Avere la psoriasi oggi, non volersi curare, trovo che sia veramente delittuoso, perché a parte farmaci che sono straconosciuti e che sono tradizionali, sistemici tradizionali, parlo sempre per le persone che ce l'hanno grave, adesso da diversi anni a questa parte, direi forse 12-13, ci sono quelli che continuiamo a chiamare farmaci innovativi perché ne continuano ad uscire. Per cui chi non si vuole curare oggi trovo che veramente sia stato un errore gravissimo, perché questi farmaci sono riusciti a risuscitare lo spirito, la voglia di vivere del paziente, perché con questi farmaci noi non guariamo, però riusciamo a tenerla sotto controllo. Diciamo che questi farmaci un po' alla volta hanno probabilmente una tenuta molto più lunga. I primi, quando lei li faceva ripetutamente, no? Tutti i mesi, ogni 2 mesi, o quelle che erano le caratteristiche del prodotto, però dopo 2 o 3 anni non facevano più effetto. Oggi si parla
di farmaci che invece si tengono a copertura per molto più tempo, per anni e anni e anni, e si può sempre allontanare, diciamo così, una prescrizione da un'altra. Dipende molto dal paziente, perché si dice di tutte le patologie, ma nella psoriasi è particolarmente vero, che ogni paziente è diverso dall'altro. Lei ha giustamente detto che è una malattia a 360 gradi, perché insieme alla psoriasi normalmente si avvicinano quelle che sono le comorbidità che la accompagnano. Prima su tutte, c'è anche l'artrite psoriasi, ma quindi prima su tutte disturbi reumatologici, seguiti dai disturbi dell'intestino, del metabolismo, dall'obesità, diabete. È molto più facile che si ammali di cuore un paziente psoriasico che non altro. Si pensa che almeno il 33% dei pazienti che hanno la psoriasi hanno almeno una comorbidità e il 19% addirittura due. Chiaramente, insieme a una malattia sulla quale bisogna parlare, sull'aggettivo che le dirò adesso, cronica, vuol dire che quando ti viene te la devi tenere. Poi, sei fortunato, puoi avere dei periodi anche molto lunghi di pelle chiara, però tu non sai mai, si può ritornare un po' una spada di Damocle. Ma oggi chi non si vuole curare, veramente trovo che faccia un errore gravissimo, perché la qualità di vita migliora moltissimo. Il farmaco non fa tutto da solo comunque, Bisogna che ci sia la collaborazione del paziente, perché bisogna credere in quello che si fa. E quindi possiamo benissimo essere una parte fondamentale del farmaco ed aiutarlo con uno stile di vita, diciamo, il più sano possibile. Torniamo a parlare della nutrizione, dell'alimentazione, che in tutte le cose ha una grande importanza, e soprattutto sport, un po' di movimento. Non importa essere degli atleti, basta una camminatina di un'ora al giorno, e diciamo, per sfrenare un po' il tuo metabolismo. È una malattia estremamente complessa, che in un paio di convegni ho sentito dire intensifica, cioè si vede fuori, però crea anche tanti danni dentro. Infatti, ma va a colpire anche il sistema immunitario in generale, per quello ci sono delle comorbidità o comunque compromette anche più organi, perché lei mi diceva anche problemi gastrointestinali oppure problemi cardiologici. Beh, di altro sono infiammatori, cioè lei si trova con un intestino infiammato, si può evolvere anche il morbo di Crohn, però casomai lei sa comunque che l'intestino viene colpito spesso, e quindi da qui una buona alimentazione è una cosa che può senz'altro aiutare. È una malattia immunomediata, e quindi come tale lei sa che sul tavolo ci vanno tantissime migliaia di combinazioni, per cui saremo molto felici quando ci sarà la medicina personalizzata, ma siamo ancora piuttosto lontani da questo. Anche se cercano in certi centri di eccellenza di avvicinarsi sempre più per cercare di capire fin dall'inizio quale il farmaco di questi innovativi può essere più adatto al paziente che il medico si trova di fronte. Ecco, volevo gentilissima aver fatto questa spiegazione, volevo chiedere, tornando alla vostra associazione, ricordando appunto che poi è stato organizzato questo momento di incontro e di confronto con la collaborazione nell'organizzazione di Motore Sanità, la vostra associazione è stata appunto coinvolta perché se ne occupa direttamente, ma che cos'è, cosa fa, cosa fate, da chi è composta e come mai proprio alla base è nata? Ma dunque, come è nata, gliel'ho detto, è nata, prima avevamo la fondazione Corazza, che continua a sostenere delle ricerche e fa solo quel lavoro lì, che è una struttura privata, versifica, però quello che io desideravo fare era veramente gettarmi nella nicchia tra le persone che hanno bisogno. E quindi la nostra associazione nasce fin da subito per diventare un punto di riferimento per tutto il mondo, tutti gli stakeholder della psoriasi, che fosse un punto di riferimento per i pazienti, per i caregiver, ma anche per i clinici. Perché un'associazione, mentre il clinico conosce
tutti i dati reali, nuovi dei pazienti, però tutto il tessuto dei pazienti non è che lo possono conoscere. Lei deve anche pensare che non soltanto per la psoriasi, ma quando una persona va a fare una visita, la prima visita specialistica, diciamo così, il più delle volte il medico ha soltanto un quarto d'ora, che fra le altre cose serve a riempire un mucchio di scartoffie che servono e serviranno per il fascicolo elettronico, eccetera, eccetera, ma di rapporto diretto tra il medico e il paziente casomai non è poco. Noi consigliamo ai pazienti, quando vai, fatti una lista di cose che devi dire al medico, perché quando sei lì casomai ci si dimentica. Però diciamo che gli scopi principali della nostra associazione sono: uno, quello di tutela e di advocacy, diciamo, del paziente, affinché la psoriasi acquisti sempre più spazio e più valore nelle politiche sanitarie nazionali o regionali. Presidente, io le interrompo un attimo, perché è interessante quello che lei sta dicendo. Siccome noi abbiamo la pubblicità che sta incombendo, vorrei che avesse più tempo a disposizione. Allora, andiamo in pubblicità, lei resta lì con noi, tra poco ritorniamo, così mi elenca bene quelli che sono anche gli scopi e quanto stava dicendo. Non volevo interromperla, però è importante dedicarci un po' di tempo. Pubblicità, pochi secondi, poi siamo con voi.